Ciao Bettes.it, Giulietta, ventesimo film di Pedro Almodovar in concorso a Cannes, Giulietta degli spiriti, Federico Fellini, Giulietta dei flutti e dei lutti forse, Giulietta con una J e una T sola a differenza di Fellini. Fellini Almodovar, che relazione c'è? C'è una relazione legata a uno spot stupendo che Fellini realizzò negli anni Ottanta, uno spot Campari. Come si intitolava, Francesco? L'hai preso gli appunti? Oh, che bel paesaggio! E c'era Silvia Dionisio, la moglie di Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust, che non era protagonista di un olocausto né di un atto di cannibalismo, ma era questa donna nervosa, molto anni Ottanta, che stava in uno shot, stava qua dal vostro punto di vista, in uno shot di uno scompartimento di treno. E lei, nervosamente, in modo irrequieto, cambiava il panorama che stava dall'altra parte. E il treno viaggiava, non era il paesaggio che viaggiava come in Top Secret della Zaz, ma lei che faceva zapping. Era una donna degli anni Ottanta, era Silvia Dionisio, era bella come il sole, ma era anche un maschiaccio. E davanti a lei c'era quest'uomo un po' laido, un po' uno che alle fiere del West ti vendeva l'intruglio per farti stare bene, che magari ti stendeva la sera stessa che te lo bevevi. Quest'uomo con la barba un po' appunto viscido le suggeriva di fermarsi su Piazza dei Miracoli a Pisa, che era un trionfo di erezione maschile. Là la donna si calmava, e già, ma c'è quello che pensava Fellini delle donne. Devo dire che lo spot era stupendo, Silvia Dionisio era meravigliosa, mi colpì tantissimo quando ero bambino. Io penso che colpì anche Almodovar, perché non so se l'ha visto, sarebbe bello farglielo vedere, perché lui realizza in Giulietta un'inquadratura praticamente identica. C'è lo shot di uno scompartimento di treno, la sua Silvia Dionisio è la meravigliosa Adriana Ugarte, sta qua, è una Donatella Rettore, anche lei è molto anni 80, c'ha il capello biondo esploso, c'ha il collana aggressivo, è questa Spagna vivace che dopo la dittatura di Franco si vuole divertire, la Spagna dove Almodovar faceva ogni giorno alle 5 di notte, perché andava a fare l'amore con 25 uomini, che Dio ti benedica Pedro, e si divertiva come un pazzo. Era quella generazione della movida madrilegna che Almodovar visse, era quella Spagna che dopo la dittatura di Franco, wow, voleva fare festa e party. Allora voi direte, quella Giulietta che Almodovar inquadra nello scompartimento senza l'ottica misogina chiaramente di Fellini, ma con un amore, come sappiamo che lui ha sempre avuto per quelle ragazzacce, voi direte, è una Pepi, è una Luci, è una Bomb? No, non è Pepi, non è Luci, non è Bomb. È una molto preoccupata, è Giulietta. L'eroina, la Spagna degli anni Ottanta di Almodovar nel 2015 è questa donna stupenda, questa giovane Sharon Stone, Adriana Ugarte, ma dove l'hai trovata Pedro? È buona come il pane, è bellissima, che però è terrorizzata. Attorno a lei, da grande autore qual è? E da grande regista ormai thriller hitchcockiano, che è diventata Almodovar, perché ogni suo film è un thriller, giustamente, ha capito proprio l'essenza del cinema questo ragazzo. Alberto Iglesias gli fa una musica della Madonna, dove c'è sempre la tensione, dove c'è sempre il mistero. Giulietta, appunto, torniamo, è Silvia Dionisio? È quella dello spot? È quella donna che a Fellini dà chiaramente fastidio nello spot di Campari degli anni Ottanta? No! È una Sharon Stone fragilissima per Almodovar, è un insegnante di mitologia greca terrorizzata dal destino e dal fato, è una donna che trema molto, è una donna molto insicura, nonostante sia fisicamente esplosiva come una Donatella Rettore degli anni Ottanta. A questo punto il film ci racconta che questa Giulietta non è Pepi, Luci e Bom e le altre ragazze del mucchio, è più una donna sull'orlo di una crisi di nervi che vorrà sapere tutto su sua figlia. Ma si può sapere tutto sui nostri figli? Pastorale americana di Philip Roth penso sia stato un punto di riferimento per la fonte letteraria di Almodovar, che è una stupenda Alice Munro. E questo incontro dei racconti della Munro con la cinematografia di Almodovar ti crea questo film della Madonna che attraversa 30 anni, 1985-2015, due Spagne molto diverse, attraverso la donna. E la donna che Almodovar ama e non teme, e non è irritato mai, a differenza di Federico Fellini, questa donna è Giulietta. Come puoi non voler bene a questa strafica col collan acceso, col capello di Donatella Rettore, che però sembra che abbia paura del minimo rumore alle sue spalle, e che è già quasi consapevole del fatto che il suo essere così fica potrebbe creare dei problemi. E infatti la vedremo arrivare in una Spagna durissima come quella galiziana, la vedremo avere a che fare con Rossi de Palma, l'attrice feticcio di Almodovar, che sembra uscita da un quadro di Picasso, lo sapete, è tutta scomposta, Rossi, però in questo film sembra la nipote brutta e racchia di Irene Papas, è una tragedia greca.
come le fa i capelli, come le fa il viso scavato. Sembra appunto una che esce fuori da una tragedia greca e dice a Giulietta: mo sono cavoli tuoi. Un pochino sarà così. Noi, attraverso questo film incredibilmente bello, di 1 ora e 34 minuti, che mi ha sedotto e non abbandonato, perché mi ha veramente, nella poltrona dove ero seduto ieri sera mentre lo vedevo, mi ha accarezzato e mi ha incuriosito e mi ha spaventato. Io sono terrorizzato da Giulietta. È un film veramente che mi ha messo tanta paura, perché ci racconta di come non conosciamo le persone che ci stanno attorno, lo raccontava anche Pastorale Americana, di come possa essere veramente tragico per un genitore cercare di capire le ragioni di un figlio e magari capirle dopo anni e anni e anni. Quindi c'è quella Giulietta dello scompartimento del treno del 1985, quella donna tale la Rettore, e poi c'è la Giulietta vecchia, che è Emma Suarez, che è un'attrice divina, che ha un capello molto più mesto, sembra pure Enzo Biagi ogni tanto quando lui la inquadra, e quindi questo contrasto ti crea il passaggio. Ma che è successo? Questo film ci racconta un po' che cosa è successo, ma lo dovrete scoprire molto, molto voi, perché è un film pieno di vuoti che voi dovrete riempire e che io sto cercando di riempire da ieri sera, quando ho visto questo splendido ultimo film di Pedro Almodóvar. Magnifico. Giulietta. Ciao, Bad Taste!